Buonasera a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Technology. L'Inter batte il Milan 2 a 3 grazie ai gol di Matias Vecino, Stefan De Vrij e Lautaro Martinez e vince il secondo derby di questa stagione di Serie A 2018-2019. All'andata 1-0 per noi, gol dell'innominato Mauro Icardi, che oggi non c'è stato, ma non mi sembra che la cosa abbia creato problemi. Al ritorno 2-3, una partita molto diversa per quanto riguarda il risultato finale, ma in entrambi i casi due gare molto combattute, risolte soltanto alla fine. Abbiamo rischiato, D'Ambrosio ha fatto un salvataggio al 96esimo pazzesco, Guida secondo me ha arbitrato bene fino a un certo punto, poi ha perso un po' il controllo della gara perché è normale. Io credo che l'espulsione di Conti ci fosse perché un fallo del genere va assolutamente punito con il cartellino rosso e soprattutto hai dato il rosso, cosa vai al VAR? Non ci sei andato per niente per tutta la partita, sempre questo VAR che rovina le cose. Comunque, vabbè, diciamo che questo non è stato un errore, solo una mia opinione, mentre il secondo gol del Milan di Musacchio è assolutamente irregolare perché Castillejo, come si chiama, mi sembra fosse lui, era assolutamente in fuorigioco, ha colpito il pallone e ha fatto sì che poi Musacchio potesse buttarla dentro, quindi gol da annullare assolutamente, ma alla fine abbiamo vinto noi, quindi chi se ne frega. Altra ingiustizia, l'espulsione di Spalletti che non ha detto nulla, poi dopo ha mandato a quel paese ripetutamente l'arbitro, ma dopo l'espulsione. Comunque sempre espellere Spalletti perché va di moda, quindi cacciamo fuori Lucianone e vabbè, sono curioso di sapere cosa dirà adesso Luciano, speriamo non si fermino ancora una volta a parlare solo dell'espulsione perché sarebbe un peccato dopo una grande prova come questa. Io mi arrabbio ancora di più perché eliminazione dell'Europa League contro il Francoforte, con tutto il rispetto, 3-2 col Milan, terzo posto riguadagnato. Beh, insomma, vuol dire che quando ci mettiamo siamo veramente forti e la pazza Inter la conosciamo, però più la conosciamo, più comunque a me fa arrabbiare perché capisco che se vogliono sanno fare veramente delle cose importanti. Bene tutti stasera per quanto mi riguarda, tranne Ivan Perisic che ha giocato veramente malissimo. E no, forse nessun altro, tutti veramente bene, Gagliardini a sprazzi, ma comunque grande impegno, si è fatto pure male alla testa, testina Gagliardini stasera, e grande Samir, a parte un errore, grande, grande sempre, un errore ma peraltro era pure fuori gioco, quindi niente, grandissimo, partita perfetta, bravissimo D'Ambrosio, sempre grande impegno, nonostante non sia un fenomeno, ma quel salvataggio, mamma mia, Danilone, mamma mia, De Vrij e Skriniar perfetti, grandissimo Samoa, grande cuore come sempre. Stasera è stato veramente bravissimo Samoa, meglio del solito. Beh, sì, no, gol di apertura, poi partita un po' così e così, ma comunque bene. Brozo, grande Brozo, ammonizione che non c'era assolutamente perché era il primo fallo, comunque vabbè. E poi è subentrato Borca che non mi è piaciuto. Stasera Valero, ecco, lui non mi è piaciuto perché non è entrato bene in partita. Grande Politano e poi Candreva ha fatto la sua partita, diciamo di assestamento quando gli è subentrato, grande Lautaro, poi gol sul rigore non facile da siglare, malissimo Perisic, abbiamo detto, e poi insomma chi c'è rimasto, centrocampo, Gagliardini, abbiamo detto, Brozovic, Vecino, credo non manchi nessuno, comunque grande, grande partita, grandi ragazzi, era fondamentale vincere, l'abbiamo fatto, questo è l'importante, ora continuiamo così e non ci fermiamo perché insomma ci manca solo quello. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di Milan-Inter 2-3, i gol di Vecino, De Vrij e Lautaro Martinez. Noi ci vediamo presto con un nuovo commento post partita. Ciao a tutti, sempre e comunque forza Inter. Milano siamo noi. Ciao ragazzi.